Ciao ragazzuoli, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un piatto tipico indiano. Ok? Pensavo che era americano, però invece è indiano, ovvero le lollipop chicken fatte con le cosce di pollo. Poi vediamo dopo la preparazione. Lo abbiniamo con un contorno di peperoni ripieni di formaggio avvolti nel bacon. Ok? Partiamo con la preparazione dei peperoni. Prendiamo un peperone, in questo caso non ho trovato i friggitelli, ma questi qua che somigliavano un po' di più, io uso di solito i friggitelli, ma va bene qualsiasi tipo di peperone. Facciamo un'incisione nel peperone, molto semplice, lo si apre appena appena, lo si va a riempire di formaggio. Ok, questo è un po' troppo grosso. Così, sì, un altro un po' meglio. Ok, riempito il nostro peperone, prendiamo una fetta di bacon, in questo caso qua è una pancetta affumicata, in quanto non vado a, poi non andrò a fare la affumicatura al barbecue, quindi uso direttamente una pancetta affumicata. Si avvolge con una o due fette, in base a quanto sono grandi, peperoni, con la pancetta tutto peperone, che così ci darà uno schermo al taglio che abbiamo fatto prima per evitare che fuoriesca il formaggio. Ok? Così. E uno è fatto. Allora, stesso procedimento per tutti i peperoni, taglio e si riempie e si riavvolgono. Allora, io come formaggio, in questo caso qua sto usando un formaggio in pasta dura che ve lo consiglio visto che abbiamo una temperatura di, scusi, una temperatura, una tempistica di cottura che va dai 15 minuti più o meno, quindi se è di pasta dura è meglio, così nella cottura ci impiega un attimino di più a sciogliersi. Va bene qualsiasi tipo di formaggio. Io in questo caso qua sto usando un Branzi, anche perché avevo a disposizione questo, va benissimo qualsiasi tipo, un Vito, un Toma, quello che preferite. Fatto questo, lo si riavvolge ancora nella sua classica pancetta e viene andare per tutte le peperoncini che abbiamo, i peperoni. Allora, i nostri peperoni sono pronti, riempiti e avvolti nella pancetta. Passiamo adesso alle cosce di pollo. Allora, per preparare il lollipop, dobbiamo, siccome dovranno stare in piedi, e non dovranno avere questo effetto, dobbiamo togliere una minima parte, coltello affilatissimo, allora una minima parte da qui, in modo che così facendo poi stampi per i cavoli suoi. Questo lo mettiamolo qua intanto. Ora, fatto questo, bisogna andare a recidere per tutto il giro la parte alta. Bisogna tagliare bene i tendini, ossicine e quant'altro. Per questo che occorre un coltello un po' affilato. Giro. Ecco qua. Andiamo a rimuovere il più possibile la parte alta. Fatto questo, un altro bel colpo secco. Questo via. Andiamo una pulitina. Se ovviamente, come in questo caso, è molto scivolosa, possiamo aiutarci con un pezzettino di carta, in modo che il nostro osso è bello pulito. Fatto questo, allora, io la pelle preferisco toglierla, potete anche lasciarla in base ai vostri gusti, quello è a scelta vostra. Vado a rimuovere pian piano la pelle. Stanno sfogando le nostre galline oggi. Pelle, via. A
questo punto teniamo appena appena dritto, facciamo una leggera pressione, magari girando un po', visto che si chiamano lollipop, gli diamo un po' la forma un po' di un bacalecco, un ciupaciupo, adesso non saprei neanche io. E questa è la fase per preparare la coscia. Fatto questo, andiamo a prenderci, ci serviranno ovviamente un prodotto, chi vuole può metterlo, chi non gli piace può anche evitare. Io le spennello con la senape in modo che il mio rub andrà ad aderire molto meglio. Quindi pennellino, vediamo, una bella pennellatina, se no vi piace la senape potete usare un filo di olio extravergine d'oliva o quant'altro. Io preferisco d'aglia perché la ricetta più o meno originale la richiede. Ecco fatto, una volta che abbiamo pennellato la nostra bella coscettina, io come rub uso questo, il BB Cooking Chicken Rub, in quanto l'ho ritrovato molto buono. Contiene curcuma, sale, paprika, pepe nero, farina di mais, peperoncino, aglio, cipolla, prezzemolo, olio di semi, di girasole. Potete prepararvelo anche voi con le spezie che preferite. Io questo lo trovo relativamente buono, specialmente per questa ricetta. Allora, un salto per scherzo. Adesso non ho un, usiamo il coltello, non ho a disposizione. Allora, il rub ovviamente deve aderire bene dappertutto. Andiamo una piccola spalmata. Ecco fatto. Fatta questa operazione, non ci resta nient'altro che prendere il nostro bacon e avvolgerlo con una o due, in base ai vostri gusti. Io ne metto due perché ci piace particolarmente. E voilà. E questa è la nostra lollipop chicken, pronta per essere messa in cottura. Finiamo le altre e poi ci vediamo al barbecue per la cottura. Allora, in temperatura, barbecue in temperatura, griglia sempre ben oliata. Andiamo a posizionare le nostre lollipop, cottura in diretta. I peperoni li mettiamo dopo, in quanto questi qua ci vogliono circa 45-50 minuti. I peperoni richiedono ovviamente meno cottura, si cuociono molto prima. Ecco, ci tengo a precisare un punto, perché quando si parla di pollami o carni di pollame in generale, tacchino o quant'altro, non esiste una regola quanto ci vuole, quanti minuti ci vogliono, quello che è. La temperatura al cuore deve essere di 75 gradi, però il pollo e le carni bianche sono cotte solo quando sono cotte, che così facendo distruggiamo tutta la carica batterica e diciamo non serviamo una carne contaminata. 45-50 minuti, la tempistica bene o male è quella, sono delle cosce normali, quindi più o meno sono quella. Poi eventualmente se avete dei dubbi potete provarle con una sonda. 75 gradi va bene al cuore, deve essere bello cotto. Io non uso la sonda perché l'ho già fatti un bel po', quindi so che con 45 minuti a 170-180 gradi sono a posto, però assicuratevi con una sonda se avete dei dubbi. Allora, passata circa mezz'ora,
ci vorranno ancora un 15 minuti abbondanti prima che vengano pronte le lollipop. Mettiamo i peperoni, che così almeno viene pronto tutto insieme. Vedete che hanno già preso una bella crosticina. Andiamo a posizionare i nostri peperoni, sempre cottura in diretta, stessa temperatura. Questi qua tra un 10 minuti, 8 minuti, una cosa così, li giriamo. Ok, già scivolano bene, riquidiamo, tornerà ancora a temperatura, adesso siamo sui, no, ci siamo quasi, siamo sui 160 gradi, è vero, ci siamo sui 160 più o meno, 170, pian piano sale, temperatura perfetta, quarto d'ora e siamo pronti per l'impiattamento. Allora, piatto finito, abbiamo fatto brustolire anche delle bruschette, molto rustiche, proprio belle croccantine, appena tolte da fuoco anche loro. Un modo un po' più divertente dal solito, un po' più originale di presentare le classiche cosce di pollo. Provatelo, fatemi sapere com'è, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto, e vi aspetto come al solito sempre qui per la prossima ricetta. Ciao a tutti!